partite molto, molto tese, ecco. Sì, distanze che rimarrebbero immutate tra le squadre, ovviamente, in questo caso. Sì. Ovvio che una vittoria potrebbe subito, immediatamente, ribaltare un po' la situazione, perché si sa che gli scontri diretti valgono sempre doppio. Basterebbe magari un solo gol per ravvivare un po' tutto, ecco. Ma intanto vediamo l'Empoli, insomma, gli ultimi scampoli di partita anche ad Ascoli, dove la squadra bianconera effettua un po' gli ultimi tentativi per cercare di arrivare al pareggio prima dell'intervallo, non ce la fa. Ma attenzione a Dai, che in questo caso invece di picchiare tenta di portare avanti palla. Con scarso successo, potremmo dire. Comunque anche qua dovrebbe finire il primo tempo a brevissimo. Sì. Un minuto manca, 4 minuti tra l'altro di recupero. Sì, si vede che si è perso diverso tempo in giro. Sì, tra proteste, la protesta di prima, no? Per il fallo di Addai, ricordiamo. È stato poi a terra anche Gabriel. Tanto qui prova l'Ascoli a farsi vedere e guadagna nulla di fatto, perché ci sarà la rimessa dal fondo. Neanche il calcio d'angolo. E bene, sì. Ecco, l'anno scorso giocava ad Ascoli, un giocatore che abbiamo commentato spesso anche in radio, ti volevo chiedere un parere su di lui, che è proprio Orsolini, uno dei talenti più interessanti. Che pare sembra parte titolare oggi a Crotone, eh? Contro l'Inter. Contro l'Inter, sì. No, domani... adesso ce l'avevo che giocava all'Atalanta. Sì, no. Esatto, appunto, ti volevo chiedere giusto... Al posto di Di Francesco, poi, tra l'altro, che dopo l'infortunio non sta trovando molto spazio, E poi l'attacco sarebbe lui, Palacio e Krejci, quindi anche Krejci in campo. Comunque sì, volevo chiedere se secondo te Bologna può essere una piazza per lui migliore rispetto a quella di Bergamo. Sicuramente Bologna è una piazza anch'essa che abbiamo visto, insomma, con Verdi, con lo stesso Cuonco che troviamo oggi in Serie B, insomma, ha valorizzato un po' i giovani. Bergamo è una piazza che adesso ha molte ambizioni e quindi nonostante ciò comunque c'è Gasperini che sappiamo che sa lavorare con questo tipo di giocatori. Diciamo che forse a Bergamo avrebbe trovato magari meno spazio, dal momento che insomma davanti ci sono Cornelius, c'è Petagna, c'è il Papu Gomez, insomma, ci sono lo spazio che avrebbe trovato, sì. Era molto minore, insomma. Sì. Tanto è finita anche ad Ascoli, dove l'Empoli ha confermo segnato... comunque palo di Viviani e ammoniti che sì, Biglia e Simic. Tanto c'è un'altra notizia. Dici. Che Icardi non giocherà neanche domani. Ah, non giocherà neanche domani. Esatto, non è stato neanche convocato, insomma, ancora alle prese con i problemi. Quindi confermato Eder davanti con la sorpresa, forse Rafinha che dovrebbe partire titolare a centrocampo. Forse io immagino al posto di Brozovic, che nelle ultime partite né ha giocato bene e né sta molto simpatico a Spalletti proprio per questo perché suo... questi atteggiamenti, diciamo, sì. Non proprio professionalissimi, diciamo. Sono finiti... A proposito di top player e di attaccanti, dovrebbe farcela Mertens, anche lui è stato... colpito da alcuni problemi in settimana, però per lui c'è più ottimismo, insomma è stato convocato, potrebbe anche partire dall'inizio. Bene, e sono finiti tutti i primi tempi della Serie B, quindi io ti chiedo un po' di leggerci i finali, se ce li hai. Esatto, sono molto pochi che sono cambiati, ma facciamo un riepilogo complessivo della situazione. Dei primi tempi, Ascoli-Empoli 0-1, il gol di Krunic al trentesimo, poi Avellino-Cesena 0-0, Bari-Frosinone 0-0, Carpi-Cremonese 0-1, il gol di Scappini, Pescara-Salernitana 0-0, Provercelli-Brescia 0-0, Spezia-Venezia 0-1, gol di Pinato, Ternana-Entella 0-0. Bene, e quindi abbiamo detto solo 3 gol abbiamo visto nella giornata di oggi, finora in Serie B, 1 dell'Empoli, 1 della Cremonese e 1 del Venezia, quindi insomma stiamo aspettando
Qual è il campo dove nel secondo tempo ti aspetti che succeda un po' di più, ecco? Ma io spero vivamente che si riavvii la partita del San Nicola, sinceramente, che è quella che secondo me può dare più spettacolo. E anche insomma a Pescara, no? Conoscendo le, diciamo, le caratteristiche delle, delle partite con, dove c'è Zeman ad allenare una delle due squadre, insomma, mi aspetto magari un po' più di spettacolo, ecco. Sì, sì, certo, insomma, per tutti 0-0, soprattutto Bari-Frosinone è un risultato che stupisce, ma appunto, ecco, il Frosinone va su un campo difficile, mentre il Bari nelle ultime settimane ha avuto molti problemi a segnare, quindi stanno un po' impattando sullo, sullo 0-0, forse la partita già, che sorprende un po' di più che sia ancora ferma. Sono le 15.55, quindi siamo nell'intervallo delle, delle partite, ma tra poco comincerà la Premier League, già comincerà la Bundesliga. Esatto, c'è già un risultato che sì, è cambiato in Bundes, l'Eintracht conduce per 1-0 sul, sul Colonia al 25esimo. La rete è stata segnata da Rebic, ex Fiorentina tra l'altro, Ante Rebic, al 15esimo. Ho capito. Ah beh, Rebic, sì sì sì, ex Fiorentina. Ha avuto poco spazio, insomma. Molto poco spazio, sì, ne ha procurato piuttosto poco. Esatto. E... bene, ecco, sono le 15.55. Io direi che andiamo con l'altra pausa musicale, nell'attesa che comincino un po' i secondi tempi. E esatto, quindi, andiamo ad abbeverarci anche noi. Una diciamo, botta di vita, sentite un po'. Monta su, non ci avranno finché questo cuore non creperà di ruggine, di botte o di età. Se una notte ti avvida vecchio blues da fare insieme, in qualche posto accosterò quella là. Sarà la nostra casa, ma credo che meriti di più. Ma intanto son qua io e ti offro di ballarci su. È una canzone di 100 anni almeno. A noi con questi giorni fatti di ore andate per un weekend e un futuro che non c'è, non si può sempre perdere, per cui giochiamoci certe luci, non puoi spegnere se un purgatorio è nostro perlomeno. Forse ci sentono lassù, è un po' come sputare via il veleno.
friends in the KGB. So no funny business. Are you already all? What is in your heart? Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left and waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your fault.